Salve a tutti amici del tubo, purtroppo stasera non posso urlare, però siamo sempre qui con la TNT Mania. In questo terzo episodio vorrei prenderlo un po' come una chiacchierata che faccio io con voi, tanto per parlare, come dicevo, di alcune cose. Così. Iniziamo da signorino che inizia con la H. Ebbene sì, forse avete capito, forse no. Stiamo parlando di Aerobrine. E qua vedo molti che iniziano a dire wow. Ma che cazzo dici? Roba non esiste, sono cazzate. Io dico sì, è vero, perché bene o male tutti sappiamo che Herobrine è stato inventato dagli stessi giocatori di Minecraft. Però, in base alle mie esperienze, in base alle mie conoscenze, per chi ancora stranamente non sapesse chi è Herobrine, lo spiego in due parole. Allora, Herobrine sarebbe il nome del fratello morto di Notch. Notch è il creatore del gioco Minecraft e purtroppo gli è scomparso il fratello. Il fratello di Notch aveva come nick su Minecraft Herobrine. E tutto da cosa è nato il nome Herobrine? Ovviamente, com'è arrivato a noi? Va bene, è il nome del suo fratello, ma poi. Allora, si dice che nelle prime versioni di Minecraft, nella 1.1, 1.3, proprio le primissime, si vedono praticamente questi avvistamenti un giocatore. Un giocatore che era estraneo al gioco, perché ovviamente in modalità single player non ci può essere un altro giocatore, perché infatti stiamo parlando non della multiplayer ma della single player. Insomma, dicevo, in single player c'era un altro giocatore con la stessa skin, quella di Steve ovviamente, però con gli occhi bianchi. La cosa brutta è che questo veramente giocatore era quasi impossibile da raggiungere. Fra tutte le persone che avvistavano Herobrine ci fu un ragazzo che durante una normalissima partita di Minecraft, dopo aver raccolto legna, camminando tra una nebbia, diciamo facendo le prime cose che si fanno quando si crea un mondo in Minecraft, notò una forma strana. Vedendo meglio si è accorto che questo era identico alla skin iniziale, come ho detto, e schese in Minecraft, quella di Steve, ma posto negli occhi aveva dei buchi bianchi. Visto ciò l'utente andò sul primo forum di Minecraft, creato a quei tempi, e scrisse ciò che era accaduto. Ma dopo 5 minuti il post che lui creò fu cancellato e poco dopo gli arrivò un messaggio all'utente dove c'era scritto stop. L'utente che mandò il messaggio si chiamava Herobrine. Il ragazzo curioso di sapere chi fosse questa persona andò sul suo profilo, ma diceva che quella pagina non esisteva. Quindi dopo tutto quest'altro utente lo contattò dicendo che dovevano continuare la loro conversazione tramite mail, perché sul forum gli admin potevano leggere le conversazioni. Questo utente mandò dell'immagine al ragazzo, dove facevano vedere molti avvistamenti da altri utenti di Herobrine. Quindi il ragazzo venne a conoscenza anche che non era l'unico ad aver visto Herobrine. Fatto ciò, il ragazzo mandò un messaggio privato a Notch, che, come ho detto prima, è il creatore di Minecraft, dicendo chi è Herobrine. Pochi giorni dopo Notch rispose con Herobrine è mio fratello, ma purtroppo non è più tra noi. Herobrine era il nickname che usava in Minecraft il fratello di Notch, ormai defunto, e quindi ecco svelato il mistero. Ma l'altro mistero è perché Notch ha inserito un altro personaggio con il nome di Herobrine, il suo fratello defunto? Sarà forse un modo per ricordarlo? Forse non lo saprà mai, o forse sì. Questo pezzo l'ho tratto da uno dei noti siti che tratta di questo ormai conosciuto Herobrine. La cosa molto strana è che sì, si sa che tutto ciò che ruota intorno a Herobrine sia stato creato dai fan per attirare più persone in Minecraft e per far nascere anche un po' quest'area cupa e tenebrosa e anche un po' horror che è Minecraft. C'è chi magari co continua a crederci solo per questa piccola nota horror che assume Minecraft. Questo piccolo che quando lo giochiamo, no, scaviamo e giochiamo allegramente senza che nessuno ci rompa le scatole, a parte vabbè i mob eccetera, ma non abbiamo realmente qualcun altro. Invece, come vi dicevo, molti credono a Herobrine proprio per quasi vivere nel terrore. Un po' una cosa strana, un po' autolesionista, però boh, la cosa più assurda è che se guardate bene tra le opzioni di Minecraft del gioco sul launcher ovviamente, se andate che se scorrete nelle versioni in basso, noterete che nella maggior parte delle versioni c'è scritto Removed Herobrine. Questo
Questa cosa è fatta proprio appunto dalla Mojang e dai creatori per, diciamo, ancora di più far credere alla gente l'esistenza di questo Herobrine. Ma come vi dico, io non voglio convincervi che non esiste, perché bene o male, voi siete padroni di voi stessi, la pensate come volete, però da arbitro imparziale vi metto davanti tutte le informazioni che ho acquisito e che per esperienza so. Nel tempo, che ormai da anni che gioco a Minecraft, dal vecchio 2011 ho iniziato, esistono svariate mod su Herobrine come sapete. Parecchie persone, anche famose su YouTube Italia, hanno preso proprio queste mod su Herobrine e hanno ovviamente fatto loro delle serie o comunque parlato dei loro video, proprio anche per far insospettire la gente e molti, come vi ho detto, ancora ci credono. E comunque, come dicevo prima, a me garba, diciamo, questa nota un po' horror di Minecraft. Questa cosa, tipo, qualcuno vi osserva, qualcuno sa cosa fate. Cioè, è veramente, diciamo, strano, però è anche ganzo. Però ricordatevi una cosa, che una leggenda o un qualsiasi cosa esiste finché la gente continua a crederci. Quindi, anche se Herobrine è una falsa assurda, anche se sono tutte cose inventate, finché anche se un individuo sulla faccia terra continua a crederci, Herobrine continuerà a esistere. Poi volevo dirvi che finalmente sono passato a premium, quindi mi sono comprato anche Minecraft, evviva. E mi sono messo anche una skin, l'ho creata io, in realtà l'avevo già creata da mesi, e poi quando avevo scoperto che dovevo comprare Minecraft, che cazzo. Mi ero un po', diciamo, rattristito. Però ora che sono premium, ci ho messo la skin che vi farò vedere il prima possibile appena Minecraft si ripiglia. Perché ora vi parlo anche di una cosa che mi è successa, che vi chiedo anche un confronto se vi è successo anche a voi. Che è appunto un problema di sensibilità che ho trovato nel PC fisso, perché io registro con due PC diversi, solo che col portatile lagga talmente tanto che mi dispiace farvi video perché vengano malissimo, cioè pezzi che proprio saltati, assurdo. Comunque vi parlo di questa cosa che mi è successa e che purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere. In pratica sembra che Minecraft non sia un problema di sensibilità, ma dei DPI del mouse. Il problema è che con qualsiasi mouse che ho in casa, che ce n'ho due o tre, ho provato, è la stessa cosa. Ovvero, quando io sposto il mouse per girare la visuale, praticamente è proprio, cioè, non è progressiva e precisa, proprio è quasi a scatti, poi si muove dove gli pare, si muove dopo. È una cosa stranissima. Ho cercato sul web, modificato tutte le page, impostazioni, disattivato tutte le configurazioni per i DPI. Mi sono veramente fatto quello così e non sono ancora riuscito a risolvere il problema. Ed è un peccato perché col PC fisso che ho, che è abbastanza potente, riesco a registrare molto bene. E magari anche sto pensando di andare in live qualche volta con voi sull'Arena Craft e sto anche pensando di fare qualche video insieme a voi sull'Arena Craft. Ora deciderò quando, appena faccio, c'ho un momento libero, ve lo dico in largo anticipo e poi ci si snerda tutti insieme e il giorno dopo ci sarà il video spettacolare di tutti noi. Comunque sia, come vi dicevo, non so se avete anche voi riscontrato in minima parte il problema. Se sapete in qualche modo come risolverlo, magari scrivetelo qua sotto nei commenti, che così aiutate sia me, sia quelli che magari andranno a vedere questo video e che avranno qualche problema, come il mio. Detto questo, vi ringrazio per la visione, è stato come vedete un video di chiacchierata, per parlare un po' insieme, così tranquillo. E se vi è piaciuto, se vi piace questo genere di video, mettete un bel mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale. Faccio tanti video come avete capito di Minecraft e anche di applicazioni per Android, eccetera. Poi passate dai social che ci sono in descrizione, che sono tanti, Google Plus, Facebook e anche dal mio sito web dove ci sono tantissime cose. Comunque a me non resta che ringraziarvi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!